Si può graffiare l'ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia? Beh, diciamo che l'ipocrisia deriva da Ipocrita, no? Ipocrita chi era? Presso gli antichi greci erano gli attori, si chiamavano Ipocrites, perché recitavano le parti. Più parti, ma era lo stesso attore, quindi cambiavano la maschera, no? Magari anche così, anche in scena, insomma. Quindi un attore solo faceva più parti, rappresentava più parti di una commedia, di una tragedia, eccetera, eccetera, no? Ecco, si metteva una maschera diversa per rappresentare il tal personaggio. Poi da lì. No, finzione, perché è chiaro che fingevano, no? È derivato la parola ipocrisia, che significa proprio finzione, inganno, no? Ecco, uno che finge, uno che fa la doppia faccia, uno che ha una maschera. E non dimentichiamo Gesù Cristo cosa ha detto in una pagina famosa che si trova nel Vangelo di Matteo, in cui ne dice tutti i colori, no? Guai a voi, scrivi, farisei, ipocriti, ipocriti, cavoli, che avete la maschera, no? Ecco, quindi non si può graffiare la maschera, si deve togliere, strappare. Però che cosa succede se voi strappate la maschera? E sotto che cosa c'è? Niente, nulla. Quindi la maschera, no, è un'apparenza, cioè un'apparenza, qualche cosa che copre, no? Certo, l'apparenza perché copre una non realtà, perché non esiste, beh, sotto c'è niente, no? Quindi, certo, si può fingere anche avere due personalità, uno che agisce bene, come le bravo, e dopo magari in altre circostanze, ma lì fuori le persone sono brave, in casa sono tutt'altro, no? Ecco, quindi, vabbè. Come se avessero due maschere, no? Beh, in fondo l'ipocrisia l'abbiamo addosso un po' tutti, no? Fingiamo, fingiamo. Certe volte ci tocca fingere, no? Pensate a un rappresentante quando va in giro, no? A vendere i prodotti, tutto gentile, tutto bravo, inganna, no? Poi magari con sua moglie va a casa e gliele dà, che diventa un altro. Perché è così? Perché è così. Si impara ad essere simpatici ipocritamente, no? A saper essere sorridenti ipocritamente. Per esempio, mi sono in capo. Uno capisce il volo quando io sono arrabbiato. Mi guardo in faccia e dice, ma le arrabbiai, sì. Perché? Perché va bene, fingere è brutta. Quindi non si può. Come si chiama, graffiare l'ipocrisia o la maschera, bisogna toglierla. C'è sotto il nulla, vabbè, almeno uno è per quello che è, cambia. Deve rifare, no? Partire dal proprio interiore, rifare il volto, non è tanto il volto esterno, no? Guardate che è difficile. Poi purtroppo diciamo che l'interiore è dentro, no? Che è nascosto, cioè il corpo che copre, che diventa la maschera. E gli angeli non posso fingere perché sono trasparenti, no? Lo spirito non può fingere perché è trasparente. Ma noi abbiamo questo corpo, no? Che finge, che copre l'interno. La cosa paurosa, pensate.